Eccoci, buon Natale a me, oggi che è il 10 settembre. Finalmente mi è arrivata la scatola di The Santa Journey Through the Dark. Purtroppo è in italiano, l'avrei preferito in inglese, però su Amazon mi veniva a costare decine di euro di meno e purtroppo ho optato per questa scelta, anche se, ripeto, l'avrei preferito di gran lunga in inglese. Vediamo un po' all'interno cosa abbiamo. Allora, regolamento, bello colorato. Magari se riusciamo a mettere a fuoco, grazie telefono. È tutto spiegato molto bene, in maniera molto semplice, non sono neanche così tante pagine, sono una ventina di pagine scarse. E qui spiega come mettere giù la mappa. Scegliere le quest, come muoversi, tutte le cose ovviamente. Il regolamento, ragazzi, che vi aspettate? Qui sono lo Shadow Dragon. Questa importantissima. Questo è il manuale delle quest. Quindi velocemente faccio vedere qualcosa perché queste cose sono tutte spoiler, quindi basta, visto anche troppo. Queste sono tutte le quest all'interno della campagna base del gioco, chiamata Sti cazzi. Era qualcosa Shadow, The Shadow Rune, ecco, non era Sti cazzi, The Shadow Rune. Sul fondo abbiamo tutto la mappa dove ci si muove ad ogni quest partendo da Arryn, andando, dipende dove dovete andare voi con le vostre quest, ragazzi. Sta tutto quanto a voi. Dietro un bel malloppo di tessere. Sono tante. Quanti fogli sono? Saranno una decina di fogli, 8 o 10 fogli. Questi li aprirò in un secondo momento. Allora, qui abbiamo carte. Sono tutti gli oggetti per le varie classi. Ah no, queste sono le varie carte delle varie classi, delle 8 classi che sono presenti all'interno del gioco. Qui intorno abbiamo le carte dei mob e dell'overlord, quindi qua ci sono tutti i nemici. Qui all'interno abbiamo i vari personaggi, sono gli 8 personaggi presenti all'interno della scatola base. Però dai, un po' di messa a fuoco telefono, bravissimo. Tabella per segnare come sta andando la vostra campagna, questi personaggi e quant'altro, fronte e retro. Qui si segnano le quest. E parte interessante è quella che di solito tutti quanti vogliono vedere in primis. Eccoci qui. Allora, sì, un sacchetto di... Oh, un sacchetto di dadi. E ci sono anche i segnalini per le porte. E qui, ragazzi, vabbè. Dio mio. Sono le 39 miniature. Non so se siano comprese anche degli 8 eroi. Nel conteggio sono solo 39 nemici, però un sacco di roba. Se come me vi divertite a dipingere, siete a cavallo. Come ho detto prima, questo è Natale anticipato. Ok, allora qui, come moltissimi sono interessati, tutte le miniature che sono presenti nella scatola. Sono gli 8 eroi, ragni, questi sono, oddio, mastini del caos, o lupi mezzi morti zombie, adesso li vorrò vedere meglio, goblin arcieri. Questi sono dei umanoidi con tre braccia e un paio di gambe extra, perché si sa mai. Zombie, drago, elementale, Ettin e gli Street Sharks, o qualsiasi cosa siano. Allora, partendo comunque dagli eroi, purtroppo ho notato, essendo comunque fan di Warhammer e affini, cito Warhammer perché è quello più conosciuto. Allora, un attimo, problemi con la messa a fuoco di nuovo.
Purtroppo i modelli non sono dettagliatissimi e in alcuni punti ci sono dei problemi legati alla, non tanto alla scultura, ma alla stampa. Quindi ci sono dei pezzi di plastica che andrebbero successivamente tagliati via. Vediamo se riesco a ritrovare. Ah, qua ricordo per esempio. Vediamo se riusciamo a farlo vedere. Vedete? Qua si riescono a intravedere. Sul mantello, questa è messa a fuoco però. Ok, vedete qua si vede molto bene. Quindi bisogna lavorarci un attimino. Comunque di taglierino se siete interessati a dipingere, che così. No, onestamente, aspettavo leggermente di meglio, ma comunque sono dei buoni. Sono tanti modelli e sono validi. Ragazzi, vabbè, ragni, c'è poco da dire, sono ragni. Quindi, nel caso qualcuno stesse vedendo il video e non ha idea del perché sono di due colori diversi, quelli bianchi è la truppaglia base, quello rosso è quello elite. Qui abbiamo i nostri mastini del caos, vediamo un po'. Quindi da una parte sono moribondi, dall'altra parte sono canidi proprio un po' acconciati, perché giustamente il signore oscuro non gli devi cagare cazzo, quello era il cavaliere nero, però era lo stesso. Qui abbiamo i nostri goblin. Ragazzi, i goblin sono quelli che mi hanno sorpreso maggiormente. A parte, vabbè, Cristo, però vai a fuoco. Facciamo così. Sono veramente minuscoli. Non so se. Ok, si riesce a vedere bene. Ho letto un attimo a confronto con un modello dimensione in scala Warhammer. Insomma, si nota una leggera differenza, mentre gli eroi comunque tornano sempre all'altezza giusta. Questo comunque è un orco nero, quindi un pezzo già leggermente più grande. Comunque questa è l'idea, sono veramente piccoli questi goblin. Abbiamo i nostri. Questi dovrebbero essere tipo healer, quindi curano andando qua e là. Riusciamo a metterli bene? Sì, ecco qua a fuoco. Vedete qua il terzo braccio dietro il mio dito. L'ho visto dalle immagini, avevano tipo. Ah, ecco qua, hanno tipo tre piedi. Vediamo un po' se riusciamo a farlo vedere. Ovviamente no, però qua sotto non si vede ora nel video, ma ci sono tre piedi. Zombie, perché che gioco sarebbe senza zombie? Vediamo un po', ragazzi, allora. Abbiamo il nostro caro zombo. Andiamo sui pezzi grossi invece, finalmente. Qui abbiamo i nostri Streetsharks. No, che vabbè, ovviamente non sono Streetsharks, però sono pesci umanoidi, quindi con i tentacoli in faccia. A parte gli entai giapponesi, per me questi sono Streetsharks. I pezzi grossi sono fatti molto bene, devo dire. Ci sarà anche qui purtroppo da lavorare su alcuni punti. Non si riesco a farvelo vedere meglio. Sul drago si vede in maniera più netta. Comunque vedete qui tipo la giuntura degli arti. Bisognerà coprire con un po' di materia verde per dare un attimo a rattoppare. Abbiamo qua l'Etin che penso sia il pezzo più bello di tutta la scatola, anche se purtroppo da dipingere sarà quello più noioso perché pelle e pelo, non c'è molta roba. Due teste, bello scemo, l'ogremaggio di Dota, no, più o meno. Vabbè, ragazzi, l'ho messo a fuoco, scusate, ma è un pessima. Comunque, giusto per farvi vedere rispetto agli eroi quanto è più grande. L'elementale, molto figo e molto incasinato. Allora, io ho visto un po' di persone dipingere questo elementale. Ragazzi, questo elementale è composto da tutti e quattro gli elementi. C'ha la coda, che è l'aria. La parte dove dovrebbe esserci un pene, comunque, se fosse una persona umana, è l'acqua. Poi sale agli addominali granitici, dove ovviamente, come anche le mani, è roccia. Come anche la terra, con la testa si può vedere che è di terra. E schiena di fuoco. Quindi per favore dipingetelo a modo se dovete dipingerlo, perché l'ho visto un sacco di cazzate.
E il pezzo più grosso è tipico, prendo quello bianco, forse riusciamo a far vedere meglio le giunture. The Shadow Dragon, motherfucker. Allora, lui è enorme rispetto ai modelli di base. Allora, purtroppo qui, vediamo un po', si dovrebbe vedere. Vedete, qui c'è questa spaccatura notevole. Prende sia sulle ali, qua sotto si nota anche di più, che comunque sulle zampe. Ragazzi, un po' di GS e ve lo sistemate. Nel frattempo ha ucciso uno zombie. E ora passiamo un attimo alle tessere.